Ciao da Gennaro Romagnoli di Psicologia e Neurolinguistica. Finalmente sono riuscito a capire come funziona questa parte di YouTube che ti permette di registrare in diretta dei piccoli video. Questa sera è la festa di Capodanno, quindi una festa abbastanza ambivalente, c'è chi la ama, c'è chi la odia. Ma se anche tu, come me, sei un appassionato di sviluppo personale, sai che è un'ottima occasione per poter fare una semplicissima cosa, cioè tirare le somme, mettersi a tavolino, vedere dove sei in questo momento per aiutarti ancora meglio a sapere dove vuoi andare. Ok? È chiaro a tutti che se vuoi raggiungere un obiettivo, devi costantemente monitorare dove ti trovi realmente, anche se a volte può fare un po' paura perché magari si scende un pochettino, a volte si scende un pochettino, a volte si sale un pochettino. Ma comunque se non guardi in faccia la realtà, quindi se non tiri le somme, non saprai mai davvero dove ti trovi e sarà ancora più difficile raggiungere gli obiettivi che ti prefiggi per il prossimo anno. Quindi andiamo velocemente, ok? Perché c'è una persona particolare che devo ringraziare, una persona importantissima. E questa persona sei tu, sei proprio tu che mi leggi, che sei qua, che guardi questo video e pensi ma finalmente lo vedo in faccia, finalmente ho l'opportunità di vederlo in faccia, oltre che leggere i suoi articoli, magari starei pensando che c'è una faccia un pochettino così, magari stai pensando che sono una persona esattamente come te. Ed è proprio questo che io voglio comunicarti attraverso questo video, un ringraziamento per dirti che sono una persona e dirti che sono una persona esattamente come te, che è in più una sconfinata passione per il proprio lavoro, per il mio lavoro di psicologo e di ricercatore indipendente nel campo dell'ipnosi, della PNL e dello sviluppo personale. Ok, ma ho parlato un po' troppo e bando alle ciance, come dico solitamente nei miei audio, e andiamo subito a vedere quali sono stati i super risultati che abbiamo io e te raggiunto nel 2009. Ok, andiamo subito qua attraverso il post. Ok, il primo risultato incredibile è la crescita esponenziale di visitatori, che nel 2008 avevano una punta di 200, mentre nel 2009 sono 1000. 1000 visitatori unici al giorno, con una media di 580 visite al giorno. Cioè non tutti i giorni faccio 1000 visitatori, non ancora. Ok. Scrivendo tutti i giorni, alla fin fine, nel 2009, ho accumulato più di 700 articoli sullo sviluppo personale e ho deciso, per questioni di comodità, di creare delle piccole rubriche, quindi di catalogarli e di metterli insieme. Li vedi qua sulla barra di sinistra, dove puoi vedere tutti gli articoli sull'ipnosi, gli articoli sulla PNL, sulla comunicazione non verbale e sulla comunicazione efficace. Ti consiglio di iniziare da qui, se non sai che cos'è la PNL, non sai cos'è l'ipnosi, eccetera, eccetera, clicca, li troverai in ordine cronologico, quindi quelli più in alto sono i primi. Quindi vai lì, clicca, non so che cos'è la PNL, clicchi e ti spiego tutto per filo e per segno. Quindi un altro risultato, e anzi il risultato più eclatante in assoluto, è la crescita esponenziale della mia newsletter, che alla fine del 2008, come puoi vedere anche nell'articolo del tirare le somme del 2008, era di 700 iscritti e oggi siamo a 3.287 iscritti. Ok, ho fatto tantissimi progetti, il rilassamento dinamico ha venduto oltre 200 copie solo in quest'anno, l'Accademia dei Miglioramenti ha avuto più di 400 iscritti. Il percorso di creatività fatto con il mio amico Alex Billico, che adesso è chiuso il corso sulla creatività, ma che è stato molto bello, soddisfacente, forse uno dei primi webinar in Italia, quindi uno dei primi seminari online in Italia. E alla fine nuovi progetti per il 2009, te ne dico solo uno perché ce ne sono tantissimi, solo uno perché è quello che sta spingendo di più ultimamente, ed è l'Istituto di Ipnosi Online, che sto creando insieme ai due miei colleghi, il dottor Manuel Mauri e il dottor Mauro Barchetti. Ok, insomma, un sacco di risultati per i quali devo ringraziare solo te,
che leggi blog di psicologia neurolinguistica. Quindi ti faccio ancora un grandissimo augurio di cuore per un meraviglioso 2010 e ti invito nuovamente a venire qui sul blog a condividere con me i tuoi risultati. Grazie ancora e tanti auguri.